Finestre blindate, qual è il materiale migliore? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare di quale può essere il materiale migliore per realizzare delle finestre degli infissi blindati. Diciamo che voglio fare una premessa: per avere un qualcosa di blindato occorre un pezzo di carta in mano, nel senso occorre una certificazione, se no chiunque può dire ho fatto una finestra, gli ho messo un vetro della tal classe e magari la spaccia per finestra blindata. Quindi bisogna che quella finestra sia stata fatta, costruita in quel modo, con quel vetro, con quel tipo di apertura, con quella ferramenta, portata in laboratorio, testata. Se chi ha eseguito il test non è riuscito a sfondare questa finestra, ad aprirla, allora quella finestra ha quella certificazione. Quindi diciamo che quello che comanda è il livello di classe antefrizione che si è raggiunto. Ad esempio, se una finestra che ha raggiunto classe 1 è in PVC, e una finestra che ho raggiunto classe 2 in alluminio, è meglio l'alluminio, ma se rovescio la situazione, se quella finestra è in alluminio classe 1 e la finestra è in PVC in classe 2, è meglio quella in PVC. Invece, lasciando perdere il discorso delle certificazioni, anche se è importantissimo, ti faccio un ragionamento sul materiale. Cioè, i materiali hanno delle resistenze meccaniche, quindi delle forze diverse. Il PVC è quello più debole, anche se c'è del ferro all'interno, ma non è collegato negli angoli, quindi a parte perde un po' dei suoi vantaggi. Il legno è già più resistente, l'alluminio è ancora più resistente, l'acciaio è ancora più resistente, l'acciaio inox è ancora più resistente. Quindi il materiale più resistente col quale posso pensare di costruire una finestra blindata è l'acciaio inox, però deve essere a taglio termico perché deve essere appunto anche termico se è una finestra. Se invece è una persiana, a quel punto non c'è bisogno del taglio termico, lì veramente si raggiungono classi, anche classe 4 di antefrazione, magari difficilmente ottenibili con una persiana in alluminio, credo impossibile col PVC, che credo che col PVC di persiane blindate non esistono affatto. Quindi materiale migliore, acciaio inox, il più costoso in assoluto, il più resistente, il più esclusivo, e il miglior compromesso potrebbe essere l'alluminio o legno alluminio, ma quello che comanda è comunque la certificazione. Meglio è un classe 2 magari di PVC che un acciaio senza certificazione, perché non sai realmente come è stato costruito. Se arriva, se è fatto bene potrebbe essere anche classe 4, ma se è fatto male potrebbe essere anche classe 0. Quindi prima la certificazione, ma si vuole ottenere i maggiori risultati col materiale, con l'acciaio non si ottengono grandi cose. Se vuoi sapere di più sull'antefrazione, sulla scelta degli infissi e vuoi un aiuto, perché magari dall'altra parte ogni venditore ti dice la sua e non sai chi è, chi dice le cose giuste e chi dice le cose sbagliate, ti puoi valere del servizio di consulenza con Stefano Bisacchi che ho ideato e ho messo a disposizione di tutti. 4 ore sabato pomeriggio. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!